Salve, mi trovo qui in un albergo fuori città e malgrado questo sono nel bel mezzo di una consulenza online per poter dare il mio contributo per quanto riguarda la prevenzione, la cura, la terapia, l'integrazione. Terapia non poco perché attraverso la rete è difficile, anche se posso dare dei consigli. Ma quello che volevo evidenziare è che al giorno d'oggi è possibile colloquiare o effettuare delle consultazioni anche online senza necessariamente visitare il paziente. Non dico che non sia necessario visitare, chiaramente, ovviamente. Poi come cardiologo non posso non auscultare il cuore, non posso non auscultare i polmoni, non posso validare, sentire i vari polsi arteriosi, chiaramente, e tutte manovre semiotiche che tra l'altro insegno nei miei corsi. Necessarie. Prima di inviare un paziente a fare inutili esami strumentali o al contrario, omettere degli esami strumentali importanti perché non si è capace o non si fa una visita accurata. Detto ciò, però, è possibile effettuare una consulenza online, consulenze di questo tipo, come sono avvenute molte durante il Covid e proseguono oggi, per parlare con il paziente, per riuscire a capire e a risolvere dei dubbi, perché alla fine di tutto uno va dal medico perché vuole sapere che cos'ha, vuole sapere, scusate, vuole sapere qual è il suo problema e come risolverlo. Quindi il dialogo, la comunicazione è fondamentale. Come dico sempre, i pazienti entrano nel mio studio, eseguo la visita, ma devono entrare, e non devono, entrano con dei dubbi, spesso, devono uscire con certezze. Cioè devi aver compreso con certezza qual è il tuo problema, come poterlo risolvere, se si può risolvere, o quantomeno come accompagnarlo nell'evoluzione migliorativa, qualsiasi sia il problema. Diffidate, e diffido personalmente, da chi vi palesa sempre la cosa peggiore che può capitare. Perché se nel 5% può capitare una cosa brutta e nel 95% no, e lo dico al paziente, guardi che potrebbe accadere che cosa ho risolto dal punto di vista psicologico, emozionale? Nulla, ho creato invece una convinzione in quel paziente che probabilmente lui rientrerà nel 5%, è convinto di essere nel 5% della classe peggiorativa, invece di pensare positivamente che appartiene al 95% di cui non avrà, di quella popolazione, che non avrà un'evoluzione peggiorativa. Tutto ciò per dire semplicemente, la comunicazione è fondamentale. Spesso noi medici non abbiamo tempo perché magari per circostanze avverse in ospedale poi non ne parliamo, però io ritengo che il tempo bisogna trovarlo a tutti i costi e non fate mai quell'esperienza nel dire la visita è durata tantissimo, bravissimo quel medico perché mi ha tenuto un'ora. Non è da qui che si vede la bravura di un professionista per quel che riguarda il mio settore. Questo è un mio parere, eh. Non è che se uno ti tiene 45 minuti, ti fa tutte le manovre semiotiche varie, è indice di bravura, è indice per carità, di assoluta capacità, senza dubbio. Ma secondo me, come paziente lo dico, il medico bravo è colui che risolve i tuoi dubbi e ti dà la garanzia, più o meno, della certezza della risoluzione del tuo problema, in maniera tranquilla, senza esagerare negativamente, perché la negatività alla fine non aiuta molto, aiuta molto invece la positività, forse anche una percentuale inferiore della guarigione, ma bisogna sempre concentrarsi su quella percentuale inferiore, perché alla fine così riusciamo ad allargare quella percentuale ed arrivare a guarire, quantomeno, a convivere in maniera tranquilla e migliorativa sicuramente nella nostra patologia. Buona giornata.